Ok, quando vuole. YOLO time. Salve a tutti. Aspetta, secondo. Salve a tutti e benvenuti a una nuova parte di Let's Scream, più precisamente Festa Corposa. Allora, non ricordo praticamente niente. Allora, ok. Io mi ricordo che eravamo già praticamente spacciati l'ultima volta. No, più che altro che ci eravamo persi l'ultima volta. Appunto in quel senso, cioè non avevamo più la possibilità di ritrovare la nostra direzione. Oh, ah no! Cazzo! Ricordi che siete? Oh! Ah! È tornato con le mani proprio in mezzo a dei pezzi di vetro. Sai che non si vedono? Oh, la pelle nel punto più doloroso della mano. Cioè, sì, tra l'indice e il pollice si è aperta. Palmatura della mano spaccata, diciamo. Oh. È orrendibile. Ah, sta sanguinando un bel po'. Spero che il fazzoletto basti a fermarlo. No, ma ci vuole un secchio. Ho giusto scoperto che sono anemica ieri. Oh, beh, cazzo! Ottimo tempismo, eh? Vabbè, anche se non lo scoprivi muori uguale. Ora mi sento strana. Non va bene. Devo sedermi qualcosa. Okay. Ma ce n'hai addosso una di buona, dio caro, stronza, anemica, impazza completamente, ma dio caro, se non la sopporto. Cos'è? Oscurità. È sempre il bidello. Sì, adesso ho preso proprio il controllo di tutto il piano. Porca puzza. Maledetto. Sarà il boss finale di sto gioco, il bidello. Ah, lo sai. Scommetto che si chiama Roberto. No, vabbè. Il bidello Roberto. Oh, guarda un po' quell'arma di Eccio. Qui erano i capelli? No, libri. Libri ingialliti. Circumnavigazione del mondo antico. Che meraviglia, oh. Le direzioni cardinali devono aumentare di final division pensamento. Cazzo, questo è difficile da tradurre, le direzioni, i punti cardinali devono essere appoggiati piani sopra la faccia di un orologio con divisioni addizionali piazzate in mezzo a loro e fare tutte le 12 ore iniziando con il topo fissato a latitudine nord. I 12 segni dello zodiaco cinese dovrebbero essere iscritti, sì, in senso orario attorno al compasso orario, praticamente. Cioè, attorno alla... Sì, praticamente sull'orologio bisogna mettere tutte le... I segni zodiaco. Ratto, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, caprone, scimmia, gallo, cane, maiale... Quindi nuovo topo. Sono strabelli i segni cinesi, però. Per facilitare il ricordo, è meglio... com'è che si chiama? Collegare, cioè... fare equivalente. Sovrapporre, ecco. Qualsiasi direzione, sia con il suo segno zodiacale, sia con la sua ora. Nord, quindi, è topo 12. Interessante. Est è il coniglio e sud est è il dragone. Questa è la base della circumnavigazione del mondo antico. Sì, il senso di questo intervallo... Per far guardare io Tobis, forse sono io che non ho capito un cazzo. La porta non si può aprire. Ecco, la porta è un modello. Abercrombie. Vabbè, cacchio. E fitk. No, qua ripare. No, è proprio il posto qua, è buio. Qua non si può. Però un po' guarda questa, che di colore differente. Ah no, questa è una scultura. Questa è una scultura. Mamma mia, bronzi di Reace a forma di porta. Qua ci sarebbe un bel binco banco, sono stanco di questa merda, Dopo vediamo anche il secchiello che è. Sì, il secchiello pieno di pisco. Note. No, questo l'avevamo già detto. Sì. Sì, che i bambini non hanno colpa, ma intanto ci fanno il culo se appena ci prendono, quindi vaffanculo. Tu sei un secchiello? No, questo è il secchiello vuoto. In cui però, a rigor di logica, è impossibile pisciare, ovvio. Qua c'è una... E il buco in pavimento si è richiuso misteriosamente da solo. Mi si vede un pochino, però niente di che. Un paio di punti. E noi andiamo di qua, l'aria è molto pesante. Torniamo alla prima. Ci siamo già tornati alla prima. Ma magari se lo dici adesso è perché è comparso qualcosa di utile, l'ha proprio detto.
Tanto userò il mio computer per cercare un po' di conigli pucciosi. Ottimo. C'è anche Epic Rabbids. Epic. Dopo provo, aspetta che provo a cercarmi. Signori, scusate la nostra mancanza di serietà. Ma è quanta volta ma che... Ma cosa devi tornare a fare nella prima? Tutto ciò non va bene. Non so se... Dai, non la vedi, eh. Sembra un bauk. Che fuck, shit, oh fuck, fuck. Aspetta, vediamo subito quando ricomincia il video. Dai, azzardiamoci, azzardiamoci. No. Ok, all'infermeria, e c'è pure una dolla. Siamo arrivati all'infermeria. Ah, quella che abbiamo tirato via sì. In un'incazzatura molto, molti anni fa. Ma sì, dai, tiriamola su. Poverina, ci dispiace. La antica bambola. Ma boh, finché c'è un scalda... Porca... Scalda stato, finché funziona lui siamo salvi. No, abbiamo già letto. Un pezzo di papera. Ole. C'è uno spirito. Dove lo spirito? Oh, salve. Cazzo è? Oh, cazzo, è un bambino di merda. Allontanati lentamente. Ah, non sei te, scusami, perdonami. Che cazzo dobbiamo fargli al bambino del porco, dinci? Non lo so, io ho un po' paura. Salviamo? Me ne vado? Prova. Lontano slowamente. Ma puoi rientrare a vedere se ancora io lo stronzetto di merda. E ancora lì lo stronzetto di merda, ok. Merdaviglioso. Ma sì, andiamocene. Andiamocene, non abbiamo bisogno del letto noi. Non posso andare da questa parte. Oh man. Ma già non vuole vedere l'altra spappolata contro un muro. Non ci dobbiamo proprio. Sfidare il bambino, salva. Sfidiamo bimbo. Salviamo. Sfidiamo bimbo. Vai. No, è con questo giusto. Sai chi uso il mio? Andiamo. Non ci fai paura, bambino. Cioè, un po' sì, però. Niente di esagerato. Io ho voglia di un paio. No, non proprio questo. Prendi il forbice che almeno gli finisci di tagliare. È un fantasma! Arca puzzola. Oh, dove va? Oh. Piantala, non puoi lasciarti guardare, è vero. E allora? Oh. Ma sei cazzo fetto? Si è alzato. Molto interessante. Cosa conti di fare, stronzetto? Correci dietro. Corci dietro, motherfucker. Adesso compare fuori. Che noia. Adesso compare fuori dalla porta e ci fa il culetto. Lo so. Molto probabile. Ti stiamo aspettando, ma la shit fuck. Mi provo a entrare. Tanto abbiamo appena salvato. Al più ci salviamo la prenda e morta. Ah no, non si. Oh, si è riseduto! Si è riseduto, ma cosa vuole? Oh lo. Bacia queste gonnelline insanguinate. Non dire di peggio. È il mio periodo, stronzo. Ok, io mi metterò qui tranquillo a leggere. Diary! Però è attaccato al muro. Ah, no, è attaccato al tavolo. Ti è scaldato, stai qua a far niente, antipatico. Sei peggio di Bloob di One Late Night, sei più inutile ancora. Ma qua che è aperto? Andiamo in quell'armadio lì. Posso dar fuoco a qualcuno? Tipo il bambino lì? Leggiamo il giornale a sto punto. Leggi il giornale a sto punto. Leggiamo tutto. Read it. Take yourself an egg and beat it. Mi sa che l'abbiamo già letto. O no? Ah, tipo stanno parlando della fondazione della scuola. Che praticamente è stato scelto come preside un tizio di nome Takamine Yanagiori. Sì, che ricordiamo. È diventato popolare per la sua personalità carismatica, il suo lavoro etico e la sua severa ma corretta politica scolastica. È vero ora. Ah, con troppa gente che si iscriveva, hanno bisogno di comprare nuovi banchi di tutto. Porca e riespandere. Sì. E la mandoi.
In pratica è diventata, in breve, grazie all'impegno di Takamine, è diventata, questa scuola di merda, è diventata una piccola gemma all'interno della sua comunità. Ma tutto iniziò a cambiare in quel giorno fatidico, con un incidente che avrebbe dato inizio alla rapida caduta alla rapida, aspetta, c'ho il termine, alla rapida vaffanculo discesa nel baratro di Heavenly Host, diciamo, dai. Oh, beh, è finito. Sì, è Tutto tagliato. strappato, che shitfuck. Beh, Ok, interessante. È morto. ancora lì? C'è ancora lì? Sì. Però un po' farlo alzare ancora. No, io avrei paura. Cosa Lo so, però. cazzo devo fare? Boh. Clicca un po' a caso in giro, a sto punto. Cosa ci fa qua? A parte che non avendo mai salvato con questa, non ricordavo che è. Infatti non l'abbiamo mai messa nella candela. Sono quasi sicura che deve averla messa fuori, nel corridoio. L'avrà spostata qualcuno? Oh, cazzo. No, io non voglio salvare. Hai capito il gioco di shit? Io ritorno. Hai capito? Tipo, Beh? l'hai spostata te, Emma, ha È detto. stato lui, Tutta colpa sto tua, puzzetta. shitfuck. Allora, Sta andiamo. puzzetta Ecco. vivente qua. Adesso Sei brutto. Ok, ecco. si alzerà. Ma ti vuoi alzare? Oh! Cos'è? Tipatico. Ha usato la lozione per cali che non alzarsi, non girarsi, non arrampicarsi. Può essere. Che petizione per Calli. Bene. Ok. Vabbè, a sto punto andiamocene poi da questa stanzaccia qua che non c'è niente da fare. Per poi tornare giù. Sopra non si può, No, già. Magari con la bambolina adesso la posso abbracciare. No, ecco. E ti protegge dai rimasugli squartati per terra. Che Che meraviglia. Oh. Ti fa sentire poetico sto gioco. Whip whip. whippa? Cosa vuol dire whip? Che È tipo onomatopea è? piagnucolio, credo. Ma infatti sta. È appunto dove viene, che non si capisce. Suona ovattato ma molto vicino. Come i telefoni di Mikadol. Sì, quei telefonini stupidi che ti vendono. Sì, ti premi. Quelli di Bla. Oh, salve. Ah, si è messa a parlare lei. Piangia di piangere, dovremmo piangere noi qua, mica te stronzetta, che ti abbiamo anche raccolta. Sì. E che faccio? Ah. Ah, niente, volevo solo farmi capire, farmi sapere che. Oh, sto piangendo, frega un cazzo. Ma io c'ho una sedia che prima non c'era adesso. No, di qui l'aria era ariosa. Qui non succede una Non minchia. c'era prima la sedia. Però no, sì, cioè, spostano un po' di tutto ormai i fantasmi, non è che gliene frega. Oh, è È più tenuto whippa. in saldo dai bidel. Ah, pianti! C'è qualcosa in questa stanza che la fa whippare. Non è male il fantasma rosso sopra. Cos'è che la facciamo? Fai Te, cosa vuoi? piangere tu la nostra bambola. No, eh. No, lui è quello che ti dà i consigli a. Consigli motivanti. È il fantasma del Cambridge Wolf. No, non No. voglio pensare che sia morto, è troppo idolo. I temi. Bambola maledetta! Che apparteneva all'assassino e non ai bambini. Se. Ah, potrebbe. Essere prova nel trovare i resti delle sue vittime. Quindi quando piange magari vuol dire che è vicino ai cadaveri dei bimbi. Quindi ci sono dei cadaveri in questa stanza che sono della bimbanza. Allora, no, però veramente, dai, qua. Cioè, uno deve. Non de non, uno, ogni volta che succede Deve qualcosa. fottersene altamente andare in giro a cazzo. Sì, tu tizia soprannaturale dagli occhi a pesce. Che la faccio ancora io. No, la Non mi faccio ricordo. io. Ah, ok, vabbè. Fish. Oh, fish, biatch, shitfuck. Sei una bugiarda! 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 Quei bambini spiriti non. Quei bambini spiriti non gli frega un cazzo del pentimento di quell'idiota del killer.
Ridami su molto! Ehi! Ma tu non eri stato martellato? Pensi che gli faccia qualcosa più che un bernoccolino a sto qua? Stai scherzando? L'ho detto prima e lo dico ancora. La tua voce veramente si sente lontana chilometri. Kirishima! Sono Kirishima, trovo di merda! Comunque sono contento anche di vederti. Aia, sto finisci un sacco. Ah no, avevi un po' quanta di puttana. Altro che con un po' di sangue non perde. Ma sì, io sto sanguinando da una mano, dal popò, da ogni parte del corpo. Però a te cosa è successo? C'è sangue ovunque. Guarda anche l'animazione del tizio, proprio lì che si tiene. Quando tu hai passato quell'angolo prima, sono stato colpito con un'ammazzata dall'indietro. Glick è proprio un'onomatopea tipica di sto gioco. Ma sto bene, non ti preoccupare. A parte una leggerissima emicrania. Non so esattamente dove, ma m'hanno chiuso in qualche piccola stanza. Gli spiriti dei bambini erano lì. Assieme a qualche tizio veramente grosso che teneva un martello. Porca puzzola, King Dedede. È lo King Dedede zombie quel tizio, altro che il figlio del preside. Il figlio del preside King Dedede. Oh mio Dio! Illuminati! C'entra in casa comunque. Comunque, come fate ad arrivare qui allora? Beh, dopo un po' di tempo in quella stanza, ho perso conoscenza ancora, e quando mi sono svegliato, ero nel corridoio del primo piano. Sì, ma qua siamo nella Divina Commedia, c'è gente che sviene e ricompare da altre parti. Sì, sul serio, come Dante che sveniva in un giro e ricompare dall'altro. Quindi ci ha portato qui qualcuno? Comunque sono contenta che tu stia bene. Beh. Vabbè, dai, guarda che se non è. Se non è. Ah, non so quanto ce la posso. Per quanto ancora posso tenere duro. Non voglio vedere nessun altro morire. Io. Sì. Io non sbaglio. Stiamo cercando di avere un momento toccante qui. Se per favore. No, mi è perso la bugiarda stronza. Non puoi. Se ognuno di quegli spiriti bambini deve trovare la pace, anche se, aspetta, anche se tutti devono essere accontentati uno per uno, questi spazi chiusi, creati dalle loro anime legate, non riuscirebbero più a rimanere in esistenza. Ah, perché dobbiamo proprio soddisfarli uno per uno i bambini di merda, mica tutti assieme. Proprio. Adesso ci dividiamo in gruppetti, uno va con come si trova. Sì, proprio. Tutti che cercano qua di ammazzarci, noi dobbiamo soddisfarli, dobbiamo chiedergli perdono, ma certo, è ovvio. Ma non è lattuccio, vuoi le scarpe nuove? Non piantarmi i forbici nell'occhio, per piacere. Vabbè. Gli abbiamo lasciato sentire il dispiacere del killer, comunque. E non è successo niente che ci aiutasse. Con che tipo di persona stiamo trattando comunque? Beh, persona. E ex persona. Il tizio col martello che ha attaccato te è lui l'assassino. Pom pom pom. Vabbè che ci si arrivava. Sì, lo so. You serious motherfucker. Però quando uno dice è lui l'assassino bisogna sempre... Conan Detective, Il Barbaro. Conan Detective, il Barbaro. Non il Barbaro Detective. Sembra che abbia delle tendenze violente anche dopo la morte. Fa del male ai viventi indiscriminatamente. Vabbè, come tutti i bravi zombie. Quindi il vostro primo punto in agenda dovrebbe essere calmare lui. Ah, cioè anche lui dobbiamo fargli il massaggio ai piedi, eh? Certo. Cappuccino. Appunto, come cacchio dovremmo fare? Basandomi sulle ricerche del mio mentore, quella antica bambola che hai nelle tue mani dovrebbe essere un buon punto di partenza. Apparteneva a lui in vita. Gli è stata data dalla sua mamma e... E ancora adesso si affida a lei per mantenere la sua mente e il suo cuore in equilibrio. Orca puzza, se funziona. È perché l'ha persa, non ce l'ha più lui, infatti. Sono certo che la starà cercando. Ed è per questo che mi ammazza. Esiste un secondo, aspetta un secondo. Chi cacchio è questo tuo mentore? È bello come si sta tenendo la testa, che sembra che sia pensieroso, ma in realtà sta solo sanguinando copiosamente. Sì, immagino. Con quale faccia? I miei affari personali non sono i tuoi fottuti cazzi tuoi!
Cioè, allora, a parte la faccia, che vabbè, dovremmo scrivere un libro per descriverla, ma questo momento sono giù la stanza. Cioè, non facciamo domande private. Che succede? Ma sì, penso che la scuola stia facendo un rave party. Allora, secondo me si è fatta. Sì, decisamente. Un bel report. Oh! Ehi! Ah, ok, si è calmata. Scusatemi. Dovete trovare il corpo di quell'uomo o i suoi resti, comunque. Ti sei rimessa in fretta! Dovrebbero essere nell'edificio da qualche parte. E se li trovate e gli riportate la bambola? O se dobbiamo portare la bambola al morto? Tutto andrà perfettamente! Beh, la faccia è perfetta, cioè. Tu dici, da lì da bambino, stai tranquillo, andrà tutto bene. Con una faccia del genere, stai tranquillo, che bambino si calma subito, smette di No, perché piangere. non l'ha detto anche in maniera folle. Just fine. E adesso sta. No, non dimmi che spara altre No, non palle. esplodere! Se esplode ci arriva questo sangue da Signorina radioattivo. Senoki? Allora, o sta per diventare Super Saiyan. O sto per te pure un uovo, ma bello grande. La morte dei vostri amici è vo colpa vostra. Ah no, stavo solo caricando La cattiveria. la frecciatona. Ma cosa vuoi, stronzo di merda? Ah, e se ne va. Ma che diavolo voleva? Possiamo veramente credere a qualsiasi cosa che abbia detto? Beh, direi di no, però è un buon punto per dove cominciare. Prima quando sono passato al primo piano, hai cominciato a piangere. Ecco qual era il senso! Seriamente? Lascia che ti dica che... Non mi mancava quella roba. Beh, potremmo usarla come dispositivo tracciante. Potrebbe portare al corpo dell'assassino. Ah, non è dei bambini. Vabbè, muoviamoci. Ma il tizio non è un fantasma, è uno zombie, cioè va in giro a picchiare la gente, il corpo ce l'ha. Non è che non ha più il corpo, lui è morto ma ce l'ha il corpo. Ma boh, è tipo un corpo nel corpo. È una bambola russa, secondo me. C'è corpi nei... Vale. È il bucio! Ah, sì. Ha fatto la muta. Comunque, come sta la tua testa? Sai, devi aver preso una bella botta. Il tizio aveva una mira merdosa, ma comunque beccato la testa bella forte. Se fossi stato più accurato, sarei di sicuro morto. Sì, abbiamo visto gente che... Dannato ammazzatore di bambini. E fra un po' anche ammazzatore di gente semi-adulta. Sei fortunato che ho qualche Benda benda, di diciamo, panno. con me. Beh, vediamo un po' cosa posso fare per fasciarti Per la vestire botta. quella ferita. Bro, parte della tua fornitura, dovrei essere grato alla tua ossessione per l'horror. Entriamo. Perché si è spostato Ci ha l'universo? assorbiti. Ma perché si è È spostato perché dobbiamo l'universo? andare di sopra, no? È un piccolo implicito Ah, rimando. si è aperto? Ah, wow. Aiuta. Vabbè, allora torniamo giù di sotto. Dai, che finalmente iniziamo a muoverci, va. Dobbiamo far piangere questa bambola a sangue e seguire le sue tracce. Dai, ci ha voluto un po'. Ah, salviamo. Ci ha voluto un po' per carburare, ma adesso stiamo iniziando a macinare. Sì, se no ci blocchiamo di nuovo. No, vabbè, dai, guarda quanto è figo. Perché in questi giochi a ora della fine tutto si blocca. Anzi, tutto può succedere. Tutto può esplodere. Vabbè, comunque. Yeah, tutto esplode. Vai, whippata di nuovo. Ah, piange la stronza. Esatto, whippa. Whippa come una. Oh! Che Allora, voce del cazzo! dalla porta rossa. 6 passi cavallo, 13 i segni zodiacali sull'orologio. Che Allora. brutta puttana, non me ne ricordo più. Qui dobbiamo andare 6 passi verso la cosa. Verso Dove la. il cavallo? Dove cazzo era? So che il topo era 12. Sì, il topo era 12. Aspetta un attimo. Se la porta rossa è questa, e la porta rossa è questa. Quindi, beh, di sicuro dalla porta rossa non possiamo andare né a destra né a sinistra. Quindi sarà in giù. 1, 2, 3, 4. Ma porca puzzola. Lei sta funzionando poco, eh. 1,
1, 2, 3, 4, 5, vabbè, facciamo che siamo qua. E poi 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dovrebbe essere qua in zona. Come hai fatto il primo colpo? Ma sei in grande caso, non ce l'hai fatto. Allora, quindi qui sta mancando. Qui c'è un piccolo Sì, buco, cioè, una dovrebbe piccola fessura fra le assi e sotto c'è una borsetta. Sacchetto. Cerchiamo di pullarla, ma sì, Ma dai. pulliamola over. Pullover. Shuffle. Every day I'm shuffling. Oh, siamo riusciti a liberarlo. Ah, è una piccola borsetta, è un piccolo sacchettino tutto pieno di sangue. Ma va. Ah, vabbè, allora. E c'è anche una name tag. E vogliamo elementary school Ryu Yoshizawa. Ryu. Ma cosa, mi chiedo cosa ci sia dentro. Ecco, guarda a chi ho schifo. Che cacchio dovrebbe essere come forma? Non la tocco quella roba, guardi tu, oh, sei te figo. Ma che cazzo vuoi, brutta stronzata? Cosa mi sono svegliato da fare? Ho un brutto presentimento. Fai bene. Ma quanto sei svegliato da fare? Ma rimani. Oh, non sta più sanguinando perlomeno, è proprio. E l'ha bendato. Se urla lui così. Orca puttana, che volo ha fatto? È grave se urla lui così. Cosa c'è nella quinta? Guarda, Così impari. Così va impari. bene. Adesso mi sbatte contro un muro. Ah, c'è una lingua tagliata, Ah, allora dobbiamo ritrovare la bambina. Ah, dobbiamo ritrovare i pezzi e Mai inserirli. mangiato la lingua di mucca, madonna. Riportala, riportala. Sì, ovviamente. Ma Sì. come hai fatto a crescere con sta bambola che io avrei avuto gli incubi fin da bambino? È il nome di un Ho dovuto trovare bambino. uno scheletro con quel nome! No, no, deve essere il fantasma del bambino, quello senza lingua. Oh, Oh, porco! oh, E adesso, non vomitare veramente te! Shinozaki! tranquillo, sto solo sputando anime. E corpo. Ok, va bene. Cosa facciamo con questo? Beh, fa così schifo. Nasty. Nasty! No, you're just being nasty! Lo diamo indietro al suo possessore originale. Possessore di diritto. Beh, è sua. Diritto. Cioè. Aggettivo e soggettivo. Eh? Sei pazzo! You live No, for sono anemica. it! Vabbè, allora. Guarda che Dai, bella! Questa che insomma. tiro proprio. Sì, quelli da palestra sembrano. Anziché a guardarlo, senti già. YOLO. E salve, qualcuno ha ordinato una lingua? È ancora calda. Una lingua con le cipolle? Ehi, bra! Ehi, Questo. bra fra bro bri! Non te ne siamo più sul letto. Non so, niente contatto visivo, giusto? Già, ma. E guarda dall'altra quando gli dai la lingua, no? La tira fuori da. Ah, non gli frega Ma niente, quanto guarda. costato vuoi che lo guardiamo? Però deve vederla per sapere E che ce mettigli la l'abbiamo. mano davanti alla faccia, no? Mica gli occhi, ma la mano. Quindi deve essere proprio nel suo campo visivo, eh? E buttagliela da sopra, no? Non succederà, se lui mi guarda sono morto, giusto? E quindi cosa succederà dopo, eh? Ma oh, sul serio, lanciala. Aspetta, non ti ho mai visto tremare così prima. E sì che di pazzine hai fatte. Funziona ancora tutto, sì. Va bene, penso che un uomo deve fare ciò che un uomo deve A fare. manly man. A man Sgada among men. due da man. Era il ritornello della canzone. Vabbè. Ah, è tutto tuo. Brutta stronza, se ti odio. Se ti Oh, ok, entro. no, dai, ce la facciamo. Oh, te. Telefono. Funziona. Ah, ok, che dobbiamo fare? Sul serio, però. Ciao Ciccio. Non posso Qua. guardarlo, ho Oh, paura. ma qua! Lanciala, ma appoggiala, ma fai il cretino, ma non fare, anzi non fare il Vabbè, cretino. tanto abbiamo salvato lo stato, tentiamo poi. Salva ancora. Salviamo ancora. Ok, qualunque cosa succeda, Noi ci abbiamo provato. direi che possiamo finire. Mammina! Merda, mi Ma sta sei un guardando. idiota! Cioè, sono il babbo io, Uaaaaah! Oh, ok, forse. Sì, so il tuo nome! Ah!
Basta che... Facciamo una linguaccia. Ma sì, che sarà mostro, ma... Cioè, non penso che... Mi spiace quello che è successo, però non mi piace neanche quello che stai facendo adesso, tipo prendere gente, fare del male agli stranieri per via della tua sola tristezza. Per via della tua propria tristezza. Portarli in un posto orribile come questo. E ammazzarli, hai ammazzato anche i nostri, hai ammazzato anche i nostri amici. La nostra cara amica, sono anche mangiare. E non ti perdonerò mai per quello. E però sputargli in un occhio. No, beh, però un fantasma. Così non ti guarda più. Questa è tua, è parte del tuo corpo. Quindi te la ridò. Perché sì, no. Eccola, sì, no. No. Eccola, no. La lingua di Rio. Sì, esatto. Credo. E la Iwa. E Uiwa. Gliela abbiamo data. Oh, se... È proprio quella lingua che parli, eh. La mia lingua. Senti proprio, apri la bocca, la appoggi lì, e si rimette a funzionare. E se si mette a fare tanto di capello la mina. È anche un gentiluomo sto stronzetto alla fine. Non c'è di più. E trema tutto, adesso ci fa crollare la nostra squadra perché con te. Oh, si è girato. Che cazzo sta succedendo? Ma che cazzo stai facendo? Oh! A man's gonna do it, a man's gonna do it. When a man is a man, man, man. 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 Man, l'altro Menomon Man. Dannazione, un altro terremoto! Mi state prendendo culo! Quanta apocalisse! Come disse Ray, then you gotta be fucking shitting me! Ok. Non andrò da nessuna parte stando qui ad autocommiserarmi. Quindi, cioè, abbiamo riportato una lingua e abbiamo anche salvato Satoshi indirettamente. Cioè, meglio di così. Yuka, giuro che ti proteggerò. Per piacere, aspettami. Qua ci vuole una musica epica. Yuka, giuro che ti proteggerò. Per piacere, aspettami. Poi questo qua c'ha tutte da salvare, c'è sorella, la sua tipa lì, tutti. Le prime cose prima, comunque. Devo vedere Naomi come sta. Vabbè, perché è distrutta e puoi raggiungerla. Infatti, quindi. Oh! Mi fa paura quella stronzetta di merda. Ehi, aspetta! No. Oh, è l'unico che non ti insegue, però, eh. Questo bisogna. No, prenderne altro. Secondo me c'è sotto qualcosa, non è che è meno cattiva degli altri. Vabbè, io direi di terminare quella parte perché abbiamo fatto un bel po' di roba, ci siamo incasinati 12 volte, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Eh sì, dai, poteva andare molto peggio. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo strabiliante video. Salviamo stato e alla prossima. Arrivederci. Pam, pam, pam.